Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal tema ufologico, dal taglio razionale, ufologia scientifica con qualche risvolto di paleufologia. Oggi parleremo del fatto: ma su Marte c'è una base aliena e il maggiore Donald E. Keohe aveva ragione? Ecco, è proprio di questo che andremo a parlare, andando ad osservare praticamente una serie di evidenze, in quanto a mio avviso il primo posto dove un paleofologo o un ufologo razionale dovrebbe oggi andare a guardare sono nelle fotografie ESA e NASA alla ricerca di anomalie ed indizi tecnologici che siano coerenti con gli avvistamenti UFO genuini che sono stati praticamente osservati qui sulla Terra. Ecco, andiamo a bomba e non perdiamo ulteriore tempo. Avvistamenti di UFO genuini il 28 febbraio del 1904, in questo caso ne ho già parlato. Comunque il link lo potete trovare in descrizione. In pratica l'avvistamento UFO del 28 febbraio 1904 si cela all'interno di una directory di avvistamenti di meteore. Perché non sono meteore, erano UFO? Dunque, sembravano praticamente delle meteore. In realtà praticamente questi oggetti vengono descritti proprio all'interno con vivide parole in inglese, che il link lo potete trovare, scaricare e leggere. Questi oggetti comparvero da una direzione e poi se ne andarono via da un'altra, effettuando una virata di 180 gradi. Quindi di conseguenza non era roba possibile che fossero praticamente meteore, perché le meteore effettuano un volo balistico e non fanno delle virate. In più nel 1904 non c'erano elicotteri, gli aerei sembravano più biciclette che aerei, e c'erano le mongolfiere o i dirigibili, che però non avevano una dinamica praticamente identica in sostanza delle meteore. Meteore, grossi globi luminosi che si muovevano praticamente a alta quota e che poi fecero una virata. Ecco, ricordatevi il pattern. Peraltro poi io qui su questa bloggata ci ho fatto un po' degli approfondimenti e si scopre che peraltro questo avvistamento del 1904 fece da radice per un contesto, per un racconto di fantascienza che fu pubblicato nel 1935, in cui il plot di apertura era una notte in un contesto in mare aperto, c'erano varie navi da battaglia, almeno un oggetto luminoso ed anomalo fu avvistato nel cielo, erano presenti vari marinai ed ufficiali di guardia che ebbero ad assistere all'evento. Quindi il contesto praticamente del racconto di fantascienza dell'Incipit del 35 è né più e né meno identico all'anomalia, del 18 febbraio del 1904, in cui abbiamo sostanzialmente delle meteore che si muovono come se fossero degli UFO. Andiamo avanti. The Classified UFO Recording. Alla base aerea di Edwards nel 1965, Air Force Base Edwards 1975. Dunque il link per ascoltare questo file, questa registrazione UFO declassificata, lo trovate in descrizione. Per farla corta e breve, nel 1965 alla base aerea di Edwards furono avvistati una serie di con il radar, con vari tipi di radar diversi, e anche avvistati otticamente, degli oggetti in alta quota luminosi che emettevano luce verde, bianca e rossa. Andavano troppo piano per essere in quota, erano quasi fermi a quella quota e praticamente non si poteva stare con una velocità quasi ferma, nessun aereo poteva praticamente stare a quella quota quasi ferma. Non erano sostanzialmente dei palloni sonda, perché alla base aerea di Edwards è detto esplicitamente non c'erano praticamente il distaccamento meteorologico.
gli oggetti furono avvistati sostanzialmente da numerose altre basi, poi questi oggetti in alta quota fecero, diciamo, delle manovre a altissima accelerazione, poi si distaccarono dei piccoli oggetti luminosi che caddero praticamente a una velocità impressionante, sparendo dai radar e viaggiando a bassissima quota intendo all'altezza dei tetti delle automobili, tant'è che furono osservate piccole palle di luce che schizzavano nel piano deserto sulle statali del deserto a velocità spaziali. Fu mandato un F-106 Delta Dart per vedere, con molta cautela per andare a vedere cosa fossero questi cosi, e questi oggetti praticamente accelerarono sparendo nello spazio profondo, facendo quota e sparendo in orbita. Oggetti quindi luminosi, un classico praticamente UFO shape identico a quanto già avvistato nel 1906, quindi oggetti approssimativamente discoidali che emettevano un'intensa luce bianca, oltre che, quando erano quasi fermi, pulsanti luci verdi, bianchi e rosse. Non è finita qui. 1977, Operação Prato in Brasile. Sì, stiamo parlando proprio del caso dell'Operação Prato in Brasile. Il link per raggiungere il sito dove scaricare tutta la documentazione dell'aviazione militare brasiliana. I documenti sono in portoghese, se sapete il portoghese sapete tutto, se non sapete il portoghese comunque ci potete dare un'occhiata e vi rendete conto. Qui c'è una miniera di informazioni, fotografie, mappe, e dove in pratica per moltissimo tempo ci fu un massiccio e massivo avvistamento di oggetti volanti non identificati, in cui l'aviazione militare brasiliana fece altro che prendere atto che c'erano praticamente, per farla corta e breve, astronavi provenienti dallo spazio profondo che gironzolavano dalle parti di Colares. Dunque, per farla corta e breve, come erano questi oggetti volanti? Puta caso, guarda un po', erano, diciamo, come quelli che erano stati avvistati in passato. Erano di forma, diciamo, ellissoide e emettevano un'intensa luce bianca. Ogni tanto si distaccavano piccoli oggetti luminosi velocissimi che inseguivano gli elicotteri. Non erano gli elicotteri a inseguire gli UFO, ma questi piccoli oggetti che praticamente inseguivano gli elicotteri e spesso li costringevano anche ad atterrare gli elicotteri. E poi queste piccole lucine se ritornavano via accelerando, rientrando nelle proprie navi madri. Ecco, nel 1977 era una roba veramente fuori, diciamo, tecnologia, fuori contesto storico, lo è anche oggi, a dire la verità. Però diciamo che queste piccole lucine possiamo un po' capire che potevano essere sicuramente dei droni sganciati dalle astronavi madri che andavano un po' a giro a fare un po' quello che dovevano fare: sonde, sicurezza, emettere, diciamo, impulsi MP in modo da fare un, diciamo, dimostrazioni pacifiche di pace. Però, diciamo, dimostrazioni di potenza tecnologica, che non era il caso di incominciare a sparare missili contro le navi spaziali aliene. Ecco, e qui trovate un po' tutto e rimanete a bocca aperta, perché c'è praticamente fotografie, ci sono tutta una serie di mappe e praticamente c'è tutto quello che vi pare. Il caso è così ben documentato, inattaccabile, che fa cadere nelle mutande tutti gli astronomi e tutti gli debunker, e tant'è che quindi fanno finta che questo caso non esista, perché poiché è reale, è misurabile, totalmente pieno di documentazione, accessibile a tutti, è ineccepibile quanto si dice qui, e quindi ci sono fotografie e documentazioni, e quindi è meglio far finta che il caso non esista, perché sostanzialmente fa paura. Ecco, e qui anche qui abbiamo detto il link per approfondire la situazione dei documenti dell'ufficiale dell'Operação Prato a Colares 1977, lo trovate in descrizione. Non è finita qui, perché l'Operação Prato è del 1977. Cosa successe nel 1978 in Italia?
Eccoci qua, il caso degli UFO dell'Adriatico nel 1978. Ci ho già fatto un podcast, il link lo trovate in descrizione, quindi non vi starò più di tanto a affrontare il tema. Andiamo direttamente a bomba. Eccoci qua, una bella fotografia fotogenica di un UFO. Questa è stata scattata, questa serie di fotografie, da un fotografo che fu chiamato dalla questura e mandato praticamente sul mare, dove c'era già una ressa di gente. Erano stati avvistati oggetti luminosi, grandi oggetti luminosi, grossi, lunghi, obliformi, diciamo di forma tonda, color rosso, arancio, rosso bianco, arancolore aranciato, che stavano fermi e stazionavano. Non erano pale di gas che si erano incendiate, perché il metano, quando risale, sostanzialmente risaliva dai giacimenti dell'Adriatico, poi si liberava in atmosfera, perché in atmosfera, praticamente sul mare, non c'erano fonti di fuoco e il metano non si poteva incendiare. Inoltre questi oggetti praticamente stavano fermi, rimasero fermi, ogni tanto poi da alcuni di questi addirittura si staccò un oggettino, non specifico, ma si ebbe praticamente, furono osservati dei piccoli oggetti proprio uguali a quelli che erano stati visti nel 1977, meno di un anno prima, a Colares, che rincorrevano gli elicotteri. Ecco i piccoli ufini, per intendersi i Foo Fighters, quelli che poi furono visti in massa durante la seconda guerra mondiale sul teatro praticamente europeo quanto del Pacifico. Ecco, fu visto un piccolo Foo Fighter che mandò in crisi una centrale elettrica praticamente. Ci trovate tutto il link del caso in specifico. Ora, ritornando a bomba su questi UFO grandi, grossi, di colore aranciato, le astronavi, navi madre, né più né meno, che mettevano luce, che se ne stavano ferme, poi queste qui accelerarono dando dimostrazione di capacità di volo, perché una bolla di gas non può dare dimostrazione di capacità di volo, né tantomeno emettere raggi di luce polarizzata. Ecco, quindi questi oggetti accelerarono e se ne andarono via verso nord, sparendo in alta quota. Eccoci qua, a me quello che mi interessava praticamente è la forma e lo shape. Vedete, un colore bianco giallastro che ricorda né più e né meno quello che era stato visto nel 1906, quello che riportarono i militari nel 1964 dalla base di Edwards, colori bianchi e rossi, manca qui il colore verde. E poi praticamente qui abbiamo questo oggetto grande, grosso, bianco con il color aranciato. Non è finita qui, perché sempre nel 1978, appena qualche mese dopo, perché praticamente gli eventi degli UFO in Adriatico nel 1978 finirono come fenomeni alle porte, quando poi iniziò sostanzialmente il caso Zanfretta, neanche un mese dopo. Eccoci qua, questo è il fax praticamente che fu spedito dalla compagnia di Chiavari che ebbe a investigare appunto sul caso Zanfretta. Dunque, un fax che fa paura e che è marginalizzato da tutti, ma lo potete trovare direttamente, questo proviene direttamente dal website dell'autore Rino Di Stefano, su cui io vi consiglio di andare a comprare il libro, perché comprare, diciamo, lo andate, ve lo leggete, è un ottimo testo di ufologia scientifica. Ora, quello che mi interessa è che appunto un oggetto volante luminoso non identificato in condizioni meteorologiche buone a circa 1500 metri di quota, direzione nord-nord-est, testimone, presidente, che si trovava sul terrazzo, alto grado di attendibilità. C'è anche la testimonianza del vigile notturno Zanfretta. Dunque, vediamo un po', poi colleghe, dunque, ecco, sarebbe stato un retro da forma luminosa, e poi scomparendo, eccolo qua, l'oggetto decollava verticalmente con grande sibilo, scomparendo orizzonte alta velocità, direzione sud-sud-ovest.
Dunque, poi vabbè, fu ritrovato praticamente in lo Zanfretta e quant'altro. Ecco, mentre ci sono gente, ufologi, che gli si brucia il cervello nell'andare a pretendere di spiegare perché la gente dice di vedere UFO ed alieni, i paleofologi razionali se ne sbattono i coglioni del perché la gente dice di vedere UFO o alieni. I paleofologi razionali vanno alla ricerca di indizi, tracce e segni di tecnologia aliena. Tiè, piglia in carta e porta a casa. Ecco, come si vede, questo fax del spedito, diciamo all'epoca, dal comandante della stazione, sul momento ora mi sfugge il nome del brigadiere Nucchi, ecco sì, brigadiere Nucchi, che ebbe praticamente anche a fu uno dei soggetti che ebbe perfino anche lui a vedere in sostanza un oggetto ovale, colore rosso, luminosità abbagliante, diametro oltre 10 metri, ecco, lo stessa forma e oggetto che si era vista appena qualche mesetto fa, praticamente sostanzialmente in sostanza in Adriatico. Gli stessi oggetti che si erano visti e avvistati nel 1977, meno di un anno fa, meno di un annetto fa rispetto al 78, alla data del fax, a Colares. Lo stessi oggetti, sempre di forma discoidale, con diciamo, luce bianca, rossa e verde, che furono avvistati sostanzialmente dalle basi Air Force di Edwards nel 65, vabbè, non importa, il caso è quello che abbiamo visto precedente, adesso un momento mi sfugge la data. E quindi e poi praticamente sono gli stessi oggetti luminosi di forma discoidale luminosa, che in alta quota potevano essere scambiabili come dei bolidi delle meteore, solamente che nel 1904 i bolidi delle meteore fecero delle virate e ovviamente erano UFO. Ecco, quello che mi interessa è qui forma luminosa, l'oggetto salendo su un oggetto decollava praticamente con grande sibilo, scomparendo praticamente all'orizzonte. Avrebbe osservato un oggetto ovale, colore rosso, luminosità abbagliante, diametro oltre 10 metri. Qui abbiamo praticamente la descrizione chiarissima, che è uguale agli oggetti osservati in Adriatico meno di un mesetto prima dalla data del fax e meno di un anno ancora prima, nel 77, a Colares. Eccoci qua, non è finita qui. Nel 1977, per chi se lo ricorda, fu l'unica volta in cui fu ricevuto un segnale wow proveniente sostanzialmente dallo spazio. Fu a caso lo stesso anno, il 1977, degli eventi UFO massicci a Colares. Nel 1982, di una fotografia di Stalin, è possibile trovare traccia della, e quindi dimostrare, una visita extraterrestre sulla Terra. Il link di questa bloggata lo trovate in descrizione, eccola qua la fotografia. Io qui l'ho messa piccola perché sostanzialmente non vale la pena di mettere una gigantografia. La fotografia è originale e proviene direttamente dal sito di Stalin. Andate su Stalin, guardate quella piccina e quella grande, guardate la forma di questi oggetti. Ecco, questa è praticamente la ricostruzione 3D di un oggetto UFO che ebbe a disegnare uno shape di questo tipo con la sua scia, con una fotografia a lunga esposizione e quest'altro aggeggio qui. Ora, piccolo particolare, se si applica logiche di riconoscimento delle immagini, questa è la capsula Gemini e questa è praticamente il missile Agena. Eccolo qua, difatti praticamente qui trovate tutte le logiche di applicazione, il riconoscimento delle immagini, vedete in prospettiva il profilo rosso è uguale, identico al capsula Gemini, questi due, ce ne due bitorzoli perché la capsula Gemini ci aveva due radar, e questa era invece la capsula, praticamente la Gina, che anche qui ci abbiamo, vedi,
si vede nitidamente un aggeggio ortogonale, un altro aggeggio che è questa qui, l'antenna la ritroviamo qui, ortogonale ad un corpo praticamente orizzontale, né più e né meno, missile Agena. Quindi il primo plasmoide circoscritto rapidamente dal pennello verde è questo, traccia tra le figure di un missile del praticamente satellite Agena. Il secondo invece, quello del pennello rosso, è quello della Gemini, né più e né meno, voilà. E quindi praticamente qui in questa bloggata ci trovate tutto, quindi non ci sono fotografie taroccate con cose inesistenti, sono semplicemente applicato logiche di riconoscimento delle immagini, sono evidentissime, evidenti come il sole. Non è finita qui. Sol 346 Mast Camera, questa è una fotografia che viene direttamente dalla NASA JPL con la porta marziana di Marte. Ecco, questo coso lo potete vedere già da voi con gli angoli molto squadrati, la NASA dice che è erosione naturale. La NASA avrebbe potuto dire che questo è un artefatto artificiale? Beh, diciamo evidentemente no, perché la NASA è finanziata banalmente con i denari del governo degli Stati Uniti, quindi per ragioni di sicurezza nazionale non avrebbe potuto dire che sto coso è artificiale. Ora, se si va a prendere questa fotografia che non è taroccata e la si va a confrontare con le misurazioni di questo artefatto, con quello che si trova di naturale sulla Terra e quello che si trova di artificiale sulla Terra, si scopre rapidamente che ci sono tutti gli elementi, spigoli ad angolo retto, tagli nella roccia netti, nettissimi, con tagli ad angolo retto, con un pezzo qui all'interno che poi si vedrà, il link della bloggata lo trovate in descrizione, che dimostrano che questo è probabilmente, molto probabilmente, un banalissimo sfiatatoio per una base marziana. Ora, su Marte non c'è campo magnetico, su Marte l'atmosfera non c'è perché è estremamente rarefatta, cascano bolidi, meteoriti, radiazioni ionizzanti, quindi non è molto salutare vivere sulla superficie di Marte e ha pieno senso fare una base eventualmente sottoterra. Ecco, e quindi se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra. Non è finita qui. Rutherford Crater ESP 017-488-1985, guardate un po' questa bella fotografia originale, cosa c'è qui, voilà! Un bellissimo oggetto tondo, un disco volante interrato, incredibile ma vero. E poi c'è un altro aggeggino qui che sembra una struttura artificiale praticamente a semicerchio, cioè a 180 gradi, che emette addirittura delle lucine LED. Voilà, se sembra un'anatra. Se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, probabilmente è un'anatra. Non è finita qui. Wrinkle Ridge in Tirrena Terra, guardate un po' se vi è piaciuto quel disco volante di prima, questo darete di matto. Eccole qua, abbiamo un oggetto tondo su cui si riconosce la presenza di un'antenna che proietta un'ombra perfino sul disco, coerente l'ombra con il punto luce, coerente con il punto luce. Poi abbiamo niente po' di meno che la struttura tagliata per un quarto, più o meno si riconosce nitidamente un taglio di struttura come un boccaporto, guardate un po',
c'è l'antenna, c'è l'ombra dell'antenna coerente con il punto luce, c'è la forma discoidale, c'è addirittura il taglio di un portellone, eccolo qua. Se sembra un'anatra, se starnazza come un'anatra, se nuota come un'anatra, ecco, probabilmente è un'anatra, è anche bella grossa. Wrinkle Ridge in Tirrena, a terra. Il link per questo e per l'altro li trovate, per andare a espandere i link e vederli con i vostri occhi, li trovate in descrizione. Queste sono foto originali, io non ho toccato nulla di quanto proposto dalla NASA JPL. Caltech, Arizona, guardate un po', un disco con cui si riconosce dalla immagine praticamente un portellone e un'antenna, e poi c'è addirittura l'ombra che dell'antenna proiettata sul disco coerente con il punto luce della fotografia. Andiamo avanti perché non è finita qui. Possible Ghoulies in Cratel Wall, ESP 017-193-1465. Guardate un po' cosa c'è qui. Una palla, un'altra palla, un'altra palla. Se unite i puntini trovate un bellissimo triangolo rettangolo al 99,9%. Questo è un triangolo rettangolo. Non è finita qui. Qui c'è un altro puntino, qui c'è un altro puntino, qui c'è un altro puntino. Unite questi puntini, trovate un altro triangolo rettangolo. Va bene, uno dice, ma comunque questa potrebbe essere una cosa di pareidolia. No, non è una cosa di pareidolia, perché anche questo è un triangolo rettangolo al 99,9%. Peculiarità è stato questo triangolone qui, isomorfizzato per 5/3. Ho detto una parolaccia? No, non ho detto una parolaccia. La isomorfizzazione consiste nel prendere una figura geometrica, allargarla e ruotarla. È stata allargata per il quoziente 5/3. Questa risulta più grande di questa per un importo pari a 5/3. Ora, se ci fate caso, 5/3 è una frazione composta da due numeri primi. Che cazzo ci fanno sul suolo di Marte due triangoli rettangoli? Uno, ta, 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 eccolo qui. Un secondo triangolo rettangolo qui, qua, qua, qua. Il secondo, questo triangolone qui, è stato isomorfizzato e ruotato, quindi ingrandito e ruotato rispetto a questo, e ingrandito per 5/3, peraltro per un quoziente composto da numeri primi. Che cazzo ci fanno due triangoli rettangoli sulla piana di Marte, di cui uno isomorfizzato per 5/3, e 5/3 è una frazione composta da numeri primi? Che cazzo vuol dire? Non è finita qui. Crater in Sinus Sabaeus. Ora, in questa immagine la cosa interessante è questo coso qui. Vedete? È una sorta di Y. Una sorta di Y scavata nella roccia. È una sorta di Y, di lettera Y, se si guarda da questo punto di vista. Se si ruota la immagine, la Y diventa una lambda. Sarà pareidolia? Ma insomma, io direi proprio di no, considerato i precedenti, perché se si gira l'immagine diventa la Y, se si rigira diventa una lambda. Ora, la caratteristica di inscrivere lettere all'interno di oggetti tondi è una cosa comune, vedete un po', è una cosa comune anche sulla Terra. Non è finita qui. Is it this region boundary of olivine rich terrain? Guardate un po', qui abbiamo un'altra Y e poi un'altra Y, e forse anche qui ce n'è un'altra, una terza, ma meno visibile, diciamo. Però sicuramente queste due sono molto visibili all'interno di un cerchio.
un oggetto tondo, potrebbero essere 2y, quindi 2y oppure 2 lambda, sicuramente 2 lambda o sicuramente 2y, però a seconda di come si vede potrebbe essere 3 lambda e una i, oppure una i con seguite da 3y. Non è una cosa diciamo rara vedere oggetti tondi con delle iscrizioni che ricordano praticamente il concetto, osservando quanto si vede dalla fotografia viene da pensare che se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra. Non è finita qui. Adesso osserviamo due oggetti veramente sospetti. Il primo è il Gulliard Crater Wall, eccolo qua. Questo oggetto non è convesso, ma è concavo, lo si capisce praticamente dal punto luce e dall'ombra che praticamente fa. Se fosse un oggetto sostanzialmente convesso, ossia come una tazza, quindi sprofonda, che sprofonda giù, non ci sarebbe l'ombra qua su sulla parte nord, perché questa è il punto luce, viene dal basso verso in qua, e quindi l'ombra non dovrebbe essere qua su, ma dovrebbe essere qui in basso. Quindi punto luce è questo, lo si capisce praticamente da queste ombrine qui, che il punto luce viene dallo spigolo qui in basso. Di conseguenza si capisce che questo oggetto non è un oggetto praticamente convesso, ma è un oggetto concavo, ossia praticamente come una tazza alla rovescia. Di conseguenza la parte più luminosa è questa qui, questa parte giù rimane in ombra perché fa una specie di cunetta che sale, e quindi praticamente questa parte rimane sostanzialmente in ombra perché questo è il punto luce. Il punto luce sta di qua, lo si capisce da queste ombrettine qui sui sassi, e qui questo si capisce che è un oggetto concavo e non è convesso, quindi non è una buca ma è una collina. Una collina tonda, molto liscia, è un elemento veramente sospetto rispetto a quanto si è già visto, perché la forma e il colore ricorda molto quell'altro oggetto che si è visto, che ci aveva l'antenna e il boccaporto, e quindi viene da pensare che forse gli oggetti che non si vedano, quindi il boccaporto, potrebbe essere nella zona qui dell'ombra. Comunque indubbiamente questo non posso dimostrare che sia un oggetto artificiale, ma indubbiamente questo è un oggetto convesso, molto liscio, tondo e liscio, quindi praticamente come quegli oggetti che si sono visti, oggetti misteriosi, quindi praticamente è un elemento indubbiamente sospetto nel Gulliard Crater Wall. Un altro oggetto sospetto sono questo Change Detection in Barchain Dune Search. Guardate un po', sono oggetti praticamente, questi sono dune da cui esce della roba nera sotto, quindi praticamente viene da pensare che siano oggetti discoidali nascosti da della polvere, e gli oggetti discoidali siano neri sotto. Ora la cosa che inquieta, o che coglie subito l'attenzione praticamente a un ufologo razionale, è che questa disposizione di questi oggetti praticamente è identica alla formazione delle luci di Salem. Sì, lo ripeto, questa formazione qui di questi oggetti strani, tondi, che sembrano discoidali, che sembrano tutti neri e che sono forse probabilmente ricoperti da polvere marziana, potrebbero essere degli oggetti non identificati, gli stessi oggetti non identificati che sono comparsi nel caso delle luci di Salem, perché questa è la stessa disposizione delle luci anomale, delle luci di Salem, che non erano luci di lampione in una stanza, perché
lo si capisce dal caso, non è stata allegata al caso nessuna fotografia del soffitto riguardante il lampadario. Sarebbe stato sufficiente allegare caso delle luci di Salem la fotografia del lampadario della stanza per decretare sostanzialmente il caso risolto. La fotografia non c'è, non è stata allegata, non è stata allegata nemmeno un disegno, e quindi di conseguenza poi ci sono anche altre cose che compaiono all'interno del caso delle luci di Salem. Trovate tutto allinkato, se vi interessano questi temi, nei due link sui libri di paleofologia reazionale. Anche questa è una fotografia decisamente sospetta, perché si tratta di oggetti discoidali che sembrano oggetti discoidali nascosti sotto la sabbia, oggetti discoidali neri e tutti lisci. Indubbiamente informazione pare a quella delle luci di Salem, e questi oggetti qui ricordano molto questi oggetti, quest'altro oggetto qua, di cui questo non c'ha, non, in questa fotografia non c'è luce di antenna, non c'è praticamente l'antenna, ma noi abbiamo la fotografia praticamente marziana di un oggetto uguale a questo, con tanto di boccaporto e di antenna e ombra dell'antenna proiettata. Quindi, in buona sostanza, quando si dice che praticamente quello che aveva scritto il maggiore dell'US Marine Corps Donald Keyore sulle basi aliene su Marte, indubbiamente, a mio avviso, da quello che si vede dal fatto dei JPL e della NASA, ci sono elementi e artefatti artificiali su Marte che dimostrano che c'è stata, oppure chissà c'è ancora tuttora, una base aliena su Marte. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.